Io non so se cominciamo prendendola molto alla larga, semplicemente. Intanto desidero un po' giustificare questo mio nickname omonimo. Auguri Mala, a proposito. E la cosa buffa era che eravamo due Mala 10 anni fa al primo ESC ed eravamo in 7. Quindi abbiamo fatto due conti, statisticamente dovremmo essere una ventina di Mala adesso. Per fortuna non è successo. E ho voluto lasciare anche il mio nome vero, nel senso che poi nel tempo io sono un po' lasciato perdere gli hack meeting, gli ESC e quant'altro. Mi è dispiaciuto, sono molto contento di essere qua ancora e naturalmente ho deciso di riciclare le robe che ho fatto 10 anni fa praticamente. E spero di essere riuscito a dare un taglio un po' diverso, nel senso mi piaceva, rivedendo un po' anche tutto quello che è successo in questi anni, sapere che si possono fare ancora queste cose, poi vi spiegherò cosa sono queste cose, non rimarrò sul vago a lungo, e cercare di portare qualcosa a ESC come tributo, diciamo, dopo questo anniversario. Allora, 10 anni sono tanti, io uso questo come esempio per vedere cosa succede dopo i 10 anni, Clerks 1 e Clerks 2. Praticamente loro erano rimasti un po' gli stessi fondamentalmente, sia i protagonisti sia i mitici Jay e Silent Bob, se non che avevano preso un po' di peso nel frattempo. Noi ci siamo conservati molto meglio, devo dire. In realtà era 5 non 10 anni fa, però diciamo grosso modo siamo rimasti beh, in forma. Allora, power browsing è un argomento di cui avevo piacere di parlare. Ma quasi quasi, facciamo la prova di quale USB va. Tra. E Dovrebbe trovartela come tastiera un secondo e poi poi devo dovrebbe andare. dirgli no, Continua, vero? continua, continua. Ah, va, prova a vedere se va lo stesso. Ok. Bello, Avanti e grazie indietro. mille. Quello sopra è il puntatore. Ecco, a me rovina avere i puntatori laser perché poi passo tutto il tempo a fare così indicando le cose. Cercherò di indicare col dito e di muovere col pollice. Un problema di coordinazione pericolosissimo. Allora, 10 anni fa la situazione era questa, ci venivano dati una quantità di siti web, una quantità di informazioni sotto forma di pagine web in modo un po' così confezionato, gli strumenti che potevamo usare per vederli erano un po' quelli che erano, 10 anni fa Internet Explorer era il browser più utilizzato quando si accedeva a un sito web e l'idea era di liberare un po' chi voleva scaricare informazioni in senso molto lato da Internet, dal web. Permettendo di vedere solo quello che si desiderava. Quindi ho ripreso un po', la descrizione di Power Browsing che avevo lasciato 10 anni fa e alla fine del talk vedremo un po' se queste cose valgono ancora. Quindi cos'è Power Browsing? Accedere ai contenuti vedendo solo quello che desiderate. Ok. Non è un compito facile, probabilmente diventerà sempre più complicato nel futuro, vedremo se è stata una previsione che ho azzeccato oppure no. E sapendo come funziona il web, potete fare power browsing usando strumenti già pronti oppure creandone di nuovi. Allora, l'idea era di far vedere un po' cosa c'era già e dare qualche istruzione per cominciare a scrivere qualcosa, qualche programma, quelli che io chiamavo bot o robot, per scaricare automaticamente contenuti da internet. Cos'è cambiato nel frattempo? Allora, si parla di 10 anni fa. Facebook nel 2004 era ancora The Facebook, era molto ridotto e ancora non aveva avuto le prime offerte di finanziamento. E YouTube era nato nel settembre, o meglio, i primi video di YouTube erano stati caricati, mi sembra, a luglio del 2005. E nel settembre 2005, cioè data in cui avevamo fatto questa prima presentazione all'ESC, era pressappoco così, purtroppo le immagini non le abbiamo conservate. Però questa è una pagina recuperata da The Internet Archive, la potete trovare anche voi andando a vedervi in passato com'era, c'erano delle belle tag cloud, il video più scaricato fra tutti era stato visto tipo un paio di milioni di volte, che è quello che succede dopo un paio di giorni a, non lo so, Justin Bieber o qualcosa del genere. E Wikipedia era abbastanza simile come Luca adesso, aveva ben 95.000 articoli nella sua versione italiana. E potete vedere adesso su Wikipedia, confrontare le dimensioni sia della versione italiana che delle altre, è abbastanza impressionante vedere come sono cresciute. E poi ci sono tutta un'altra serie di cose che
non esistevano o erano semplicemente ai loro esordi. WhatsApp non esisteva, Dropbox non esisteva, Chrome non esisteva, Arduino era così nel 2004-2005, con queste resistenzone giganti, i primi prototipi, diciamo. GitHub non c'era, tutti i vari, le varie piattaforme di gioco online o non c'erano, erano in stadio germinale. Steam c'era e permetteva di giocare tipo a Half-Life 2, c'era veramente molto poco ai tempi. Vabbè, i meme non erano diffusi tanto quanto ora, io ero già appassionato abbastanza della cosa ai tempi. Popcorn Time non esisteva e Twitter non esisteva e so che sono tanti, ma è per caricare molto la cosa. E Spotify non esisteva. Ai tempi, si parla di 2004, c'era qualche idea di radio in streaming via internet, si erano fatti dei talk, dei progetti e si cercava di convincere la gente a fare la propria radio in streaming su internet. Ho visto che c'è stata una specie di blackout su queste cose per una serie di anni, adesso speriamo che si riprenda un po' anche su queste cose e la possibilità che anche gli strumenti che si utilizzano siano, arrivino comunque dal basso e non siano forniti da qualcuno. Molto è servizio adesso e molto è diventato, diciamo, la parola orrenda, social. E questa è una mappa fatta da XKCD primavera 2007 e dà un'idea sia di cosa c'era ai tempi, sia un po' dei rapporti, delle dimensioni che c'erano. Vedete che MySpace occupava uno spazio molto molto grosso e Facebook ancora era solo una parte molto piccola. C'era Orkut, più o meno delle stesse dimensioni di Facebook, Friendster, AOL, Yahoo e Windows Live. Qua c'era Wikipedia, il Wikipedia Project era una serie di isolette, Last.fm e così via. E solo 3 anni dopo, se ben ricordo, sì, Spring and Summer 2010, questo era Facebook, solo questo era Farmville all'interno di Facebook, questo era Happy Farm, che doveva essere un clone di Farmville, e Twitter, QQ, Skype e così via, insomma. Perché vi dico tutto questo? Perché naturalmente il modo in cui si è evoluta internet, si è evoluto il web in questi anni ha chiaramente modificato tanto il modo di accedere alle informazioni e il desiderio di averne di ridotte, di personalizzate, di selezionate per essere solo quelle che vogliamo noi. Ho ancora altri pochi esempi di cosa è successo nel tempo. Dal cosiddetto Web 1, che non è mai esistito perché gli è stato dato il numero 1 solo quando hanno creato poi il Web 2, è seguito poi quello che è stato battezzato Web 2.0. C'è un articolo del 2005. Ah, tra l'altro, queste slide sono e saranno disponibili, poi vi darò l'URL. Tutte queste cose sono dei link, per cui tutti gli articoli che cito li potete andare a recuperare, spero siano facilmente raggiungibili. Vediamo un attimo. Sono io che sto facendo un terribile feedback? Ok. E ho provato a riportare anche le date di questi articoli per darvi un'idea della timeline. È bellissimo questo effetto, ma... Okay. Nell'articolo di Tim O'Reilly si definivano alcuni dei principali pattern del Web 2. Non tutti questi ci interessano, diciamo, dal punto di vista della power browsing, però di sicuro ci interessa sapere che era stata molto spostata l'attenzione nei confronti dei dati, poi vedremo anche che cosa questo significa, e nei confronti degli utenti. Cioè l'idea era il prodotto, quello che veramente ha valore, non è la piattaforma che noi facciamo, ma è il fatto che noi riusciamo ad attirare una massa di utenti che produca delle informazioni che in quanto prodotte da loro sono uniche, sono irriproducibili. Qualcuno potrebbe anche copiare il nostro stato attuale della comunità, dei contenuti generati da questa comunità. Qualcuno potrebbe copiare il software, pensate a MediaWiki. Potete anche prendere un dump di Wikipedia in qualsiasi momento, ma non potete trasferire tutta la comunità di Wikipedia sul vostro server da un momento all'altro. Altre caratteristiche che sono state particolarmente utili poi in seguito
sono il cosiddetto network effect by default, cioè il fatto che si tenda a collegare utenti all'interno di questo social by default e poi si chieda eventualmente di scollegarsi. Lasciando implicito questo collegamento, si è riuscito ad allargare in modo più virale l'utilizzo di questi sistemi. Il fatto che la maggior parte di questi prodotti non fossero coperti da copyright, o meglio, i contenuti che venivano generati solo da venivano diffusi in modo più libero. Questa situazione di perpetual beta, cioè il fatto che tutti questi sistemi fossero sempre in via di sviluppo, e il fatto anche di cooperare e non controllare. Pensate a tanti sistemi basati su wiki, dove l'idea è non impedire a qualcuno, ad esempio, di fare una modifica, ma dare la possibilità di fare dei rollback. Non impedire a qualcuno di esprimersi, ma dare la possibilità alla comunità tutta di discutere se un edit che è stato fatto è buono oppure no. E infine l'idea di mantenere software indipendente dal dispositivo su cui lo si faceva girare. All'inizio dell'articolo Web 2 c'erano alcuni equivalenti dal cosiddetto Web 1 al Web 2, che in realtà adesso riporto più che altro per dovere di cronaca, ma anche perché è un esercizio carino da fare se vogliamo riportare alcune cose al giorno d'oggi. Qua vedete le cose riportate al 2005, cioè a quando era stato scritto questo articolo. Quindi ad esempio il fatto che mp3.com, sito centralizzato di distribuzione e vendita di mp3, era stato sostituito da Napster, un modello distribuito. Se voi pensate adesso a Napster come principale sistema di diffusione dell'MP3, probabilmente no, in questo momento. E i siti personali erano stati sostituiti da blog, i sistemi di gestione dei contenuti sostituiti da wiki, e sistemi tipo directory o tassonomie venivano sostituiti da sistemi a tag o folksonomie. Tutto questo in realtà ha modificato abbastanza drasticamente tutto quello che era la distribuzione dei contenuti su internet, e ha avuto degli effetti dal punto di vista del power browsing abbastanza importanti. Non so se in questo momento sì, sta funzionando oppure no. Questo permette, ad esempio, adesso di accedere a contenuti che sono stati generati da utenti, che sono liberamente distribuibili, che vengono distribuite ad esempio tramite delle API e non più tramite pagine web. Il fatto che il contenuto sia disaccoppiato dall'aspetto della pagina, sono tutta una serie di cose che noi possiamo sfruttare a nostro favore. Ad esempio, l'idea di contenuto separato dalla forma, dall'aspetto della pagina, è stata sottolineata all'interno di questa presentazione, che secondo me è carino vedere tutta, ma vi farò vedere semplicemente un estratto in questo momento e vi lascerò la possibilità poi di andare a vedere il video quando volete. Allora, qua, testo lineare, andiamo a recuperare. Vabbè, c'è questa. L'idea è che qua una pagina web è descritta attraverso il suo contenuto, e dal fatto che la forma e il contenuto sono in sé parabili. Qua dovrebbe finire di caricare nel momento in cui recuperi della rete. Quello che l'autore mostrava era che il testo digitale può far molto meglio separando forma e contenuto. L'esempio che ha mostrato purtroppo non era il più accattivante, ai tempi andava abbastanza, ed era quello di RSS. L'idea era che ad esempio le news potevano essere descritte attraverso delle tag diciamo XML o RSS, che era un'applicazione di XML, ed essere poi interpretate da qualsiasi strumento per visualizzarle in modo diverso. Quindi lo stesso articolo che veniva descritto in modo strutturato in questo modo poteva essere mostrato all'interno del sito CNN o come serie di articoli all'interno di uno di questi mashup che andavano così tanto intorno al 2006-2007. Il passo successivo è quello che in modo sempre più inflazionato era stato ribattezzato Web 3,
giustamente, se era nato Web 2 e quello prima era stato rinominato Web 1, il Web 3, o la tag Web 3, è quella che è stata data al cosiddetto Semantic Web. Allora, la definizione di Semantic Web nell'articolo di Tim Berners-Lee e colleghi del 2001 era la seguente: è un'estensione del web corrente nella quale l'informazione ha un significato molto ben definito, che consente ai computer e alle persone di lavorare molto meglio in cooperazione. Naturalmente avete capito tutti che cosa significa Semantic Web, quindi direi che possiamo andare avanti. No, in realtà cosa significa? Pensate al concetto generale alla base del web, cioè l'idea che chiunque possa scrivere qualsiasi cosa relativamente a qualsiasi altra cosa. Allora, questo si appoggia a diversi concetti, cioè il fatto che chiunque possa farlo significa che questa cosa è distribuita, significa che chiunque deve avere un punto d'accesso, una possibilità di uploadare queste informazioni, e quindi significa che se lui vuole scrivere queste cose deve avere la possibilità di collegarsi tramite ad esempio link ipertestuali ad altre pagine. Questo funziona perfettamente quando si ragiona su si ragiona a proposito di documenti HTML, ad esempio. Voi potete creare una pagina dove volete, fate un link a un'altra pagina o una porzione di un'altra pagina, la commentate. Il problema è che le pagine web non sono abbastanza granulari. Uno dei concetti alla base del Semantic Web è: perché noi non prendiamo qualcosa che possa descrivere la conoscenza in senso lato? Cioè, anziché parlare di pagine web intere, non possiamo parlare di asserzioni molto semplici. Il fatto che qualcuno possa dire qualcosa, anche molto semplice, associare una tag, dare un valore a qualcosa, relativamente a un altro oggetto che non è una pagina web, ma viene rappresentato come dato online. Allora, l'estensione ai dati può essere vista in questo modo. Immaginatevi l'idea di avere un database, qua purtroppo è scritto molto piccolo, ci sono una serie di album, nomi di album, le band, l'anno e una valutazione che gli è stata data. Voi avete questa tabella con dei dati e volete cercare di distribuirla il più possibile. Allora, banalmente potreste pensare a splittare le righe, cioè tenere alcune righe di questo database su una macchina, alcune su un'altra. Avete un problema dato dal fatto che dovete tener conto degli ID che stanno da una macchina su una macchina o su un'altra. Se cancellate una cosa da una parte, non è detto che le altre macchine lo sappiano, e così via. E soprattutto, se volete aggiungere delle nuove informazioni, cioè delle nuove colonne all'interno di queste tabelle, voi non lo, se lo fate diventate non più coerenti, non più consistenti con le altre macchine. Allora cosa fate? Splittate tutto per colonne. Ok, tenete le colonne su macchine separate, però nel momento in cui volete cancellare o aggiungere una riga, ancora avete il problema di mantenere sincronizzati tutti questi database. Quello che si fa con RDF, che è uno degli standard alla base del Semantic Web, è cercare di splittare tutto per celle praticamente. Voi decidete che avete un identificatore, che è quello che viene chiamato solitamente soggetto in RDF, avete un predicato, che è il nome del campo fondamentalmente che voi volete utilizzare, e poi avete un valore che voi assegnate. Allora, a questo punto, ragionando solo in termini di triple, voi potete aggiungere e togliere triple in giro per diverse macchine, e a patto che voi vi riferiate alle stesse cose usando gli stessi ID, voi rimanete sempre coerenti fra un database e l'altro. Questo non è uno degli approcci più diffusi per descrivere il Semantic Web. L'ho trovato all'interno di un libro che si chiama Semantic Web for the Working Ontologist, quindi è una cosa molto molto pratica. Devo preoccuparmi o posso proseguire? Va bene. a me è sembrato molto utile come concetto per capire cosa ci fosse alla base a livello di tecnologie. Quando si dice capire il significato, il Semantic Web è quando le macchine capiscono cosa l'uomo gli chiede e quant'altro, si tende un po' troppo ad astrarre. È vero che poi si può ragionare in termini di conoscenza, però tutta questa conoscenza si basa comunque su dei mattoncini così semplici che sono queste triple che vengono utilizzate. Con queste triple si è riusciti a fare una cosa di questo tipo, la cosiddetta Linked Data Cloud. L'idea è che tutti questi dati hanno degli identificatori univoci. Ad esempio, noi parliamo di Arnold Schwarzenegger, è un esempio che mi piace molto fare, non perché ami particolarmente l'autore, ma perché è un sacco di cose contemporaneamente. È un attore,
è un vincitore di premi, è stato Mister Olimpia per diversi anni, è stato governatore della California, è stato autore di album musicali, non credo con grande successo. E se voi pensate, potendo usare lo stesso ID per riferirvi a Arnold Schwarzenegger, voi avete la possibilità di integrare informazioni che arrivano dal database dei politici, da quello degli attori, IMDb banalmente, che tra l'altro è da qualche parte qua, adesso non vedo bene con questa risoluzione, ma dovrebbe essere nella zona media, che potrei sparare a caso, però mi sembrava che fosse da queste parti. Comunque qua in centro, la pallotta grossa, è di Wikipedia, che è un'ontologia estratta da Wikipedia. L'idea principale, ad esempio, era recuperare le informazioni semi-strutturate che stanno nelle info box di Wikipedia, che sono quelle tabelle che trovate in un sacco di pagine che danno informazioni che rimangono abbastanza coerenti da una pagina all'altra, a patto che appartengano alle stesse categorie, e con queste informazioni estratte da Wikipedia si è cercato di creare un'ontologia che ha fatto un po' da legante per la maggior parte di queste altre fonti di dati. Fra queste trovate diversi tipi di media, quindi IMDb piuttosto che Music Brains per la musica, trovate un sacco di pubblicazioni scientifiche, trovate dati biologici, trovate libri e così via. Tutte queste informazioni sono collegate fra di loro, non, naturalmente non tutto con tutto, ma diverse cose con diverse cose, all'interno di questa Linked Data Cloud. Ci saranno poi dei piccoli esperimenti, giusto per far vedere cosa c'è dove. In che direzioni si va quando si decide di fare Semantic Web? Allora, uno degli autori dell'articolo originario insieme a Tim Berners-Lee era Jim Handler, e lui ha detto: beh, abbiamo semantic e web, possiamo prendere la parte semantica e approfondire quella, o la parte web e approfondire quell'altra. Allora, la parte web grosso modo è quella di cui vi ho già parlato, cioè poca semantica, ci si concentra soprattutto sui linked data, sfruttando gli URI, che sono l'equivalente degli URL, però per i concetti di cui parlate all'interno della vostra ontologia. L'URL è un Uniform Resource Locator, cioè vi dice dove andare a pescare qualcosa su internet. L'URI è Uniform Resource Identifier, che semplicemente viene usato per identificare qualcosa di cui parlate. RDF è lo standard per descrivere, ad esempio, informazioni tramite queste triple di cui vi ho parlato, e SparkQL è il linguaggio che viene usato per fare query all'interno di queste ontologie. Allora, se volete giocare con RDF e SparkQL, ci sono un paio di link che sono dei buoni punti di partenza. SparkQL.org vi fa vedere un cosiddetto endpoint SparkQL, cioè un'interfaccia web per accedere a delle ontologie e fare delle query al loro interno. Mentre il servizio di validazione V3C per RDF vi dà rappresentazioni grafiche di ontologie, piuttosto che vi valida le vostre ontologie. Giusto per darvi un'idea, voi avete un piccolo database di libri che vi viene fornito, potete fare una query, adesso vi faccio vedere la forma della query. Ad esempio, voi potete chiedere all'interno di questo piccolo database di scegliere i libri e i titoli di questi libri, tali per cui il libro ha come titolo titolo, quindi book e title sono delle variabili, e questo DC title è la proprietà titolo come definita da Dublin Core, che è un'ontologia che parla di pubblicazioni, di libri e pubblicazioni. Se voi chiedete i risultati di questa query, okay, avrete un elenco, in questo caso di Harry Potter, dove avete gli URI, che sono gli identificativi di questi libri, e i relativi titoli che compaiono all'interno dell'ontologia. Cosa c'è in questa ontologia? Qua possiamo fare un bel soggetto, predicato e oggetto. Soggetto, predicato e oggetto. E vedere tutto quello che compare. Ad esempio, voi dite che c'è un certo libro, che è quello che nella vostra ontologia chiamate il libro numero 5, che ha come autore J.K. Rowling e come titolo Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Oppure potete decidere di andare un po' più in dettaglio, dite: il libro 3 ha come creatore un certo ID, il titolo è questo. Il creatore con questo ID ha come full name J.K. Rowling, come family name Rowling e come given name Joanna. Questa ontologia può essere passata direttamente
proprio prendendo l'URL che la definisce, a questo validatore. Passiamo l'URI, gli diciamo di restituirci le triple e il grafo, e dopo un'attesa sufficientemente lunga potete prendere qualsiasi query, qualsiasi risultato di query che voi fate all'interno di una, di un'ontologia sotto questa forma di construct, cioè che vi genera queste triple, darla in pasto a questo sistema di validazione degli RDF e vedere graficamente come è fatta questa ontologia, questa base di conoscenza. Appunto, RDF loader. Enable to open connection, va bene. No, l'URL è questa. Al momento non funziona. Slideshow. Allora, l'alternativa al ragionare solo su linked data è cercare di ragionare sull'aspetto semantico della cosa, quindi approfondire più la parte semantica rispetto a quella web. La parte semantica si occupa di modelli per la rappresentazione della conoscenza, cioè le informazioni che noi abbiamo sono dati, ad esempio le informazioni relative ai libri che avete all'interno dell'ontologia, ai loro autori e così via. Voi potete utilizzare della conoscenza aggiuntiva, ad esempio relazioni che possono esserci fra autori o informazioni meta relative a tutto quello che è la pubblicazione dei libri e così via, per creare delle inferenze. Cioè voi potete dire che qualcosa è stato scritto da un determinato autore e inferire automaticamente che se l'atto dello scrivere qualcosa è scrivere un libro o scrivere un'opera di un certo tipo, potete definire la classe di ciò che è stato scritto. Oppure potete avere delle relazioni più espressive, potete dire che una determinata relazione è transitiva, per cui chiedere la chiusura transitiva di questa relazione. Un esempio pratico è: nell'insegnare qualcosa una persona influenza, nel senso che influenza il modo di pensare di chi riceve questi insegnamenti. Allora noi possiamo dire che se io insegno a una certa persona e questa persona insegna a qualcun altro, transitivamente io influenzo anche quest'ultima persona. Possiamo richiedere a un reasoner, cioè a un software, di chiudere automaticamente queste relazioni e di permetterci di seguire questi percorsi per capire che cosa succede all'interno della nostra ontologia. Un altro esempio molto pratico, sempre su relazioni transitive, è l'essere propedeutico a qualcosa. Se avete dei documenti che è il caso di leggere prima di leggerne degli altri, e potete fare tutto il percorso dei documenti che è necessario imparare per arrivare a capire un concetto finale. Ultimo passo nell'evoluzione, diciamo uno dei più recenti, è l'estensione a mobile web. Qua ho citato un articolo che in realtà non riguarda esclusivamente mobile, è The Web is Dead, Long Live the Internet. L'idea era che partendo da un'analisi del traffico su internet si era riscontrato che il traffico web occupava solo una piccola parte di tutto quello che era il traffico analizzato e quindi si era giunti alla conclusione che il web era morto. In realtà il web, vediamo tuttora a 4 anni di distanza, non è esattamente morto, ma è vero che molto del traffico è generato da altre cose, in realtà streaming video, peer-to-peer, ma anche ad esempio applicazioni mobile. L'idea è che cambia la forma, ma si mantengono gli stessi contenuti spesso. Noi abbiamo l'applicazione di Trenitalia che ci fa vedere i treni e i loro orari. I contenuti sono sempre gli stessi orari dei treni, ma cambia il modo in cui ci vengono mostrati, grazie al cielo, perché il sito è veramente allucinante. L'idea è quella di appoggiarsi a questo pattern che viene usato spesso in ambito mobile, cioè tabula rasa. Immaginate il telefono, i vecchi telefoni ormai, con il loro tastierino numerico fisso. Allora, come qualsiasi strumento venga utilizzato, uno strumento è qualcosa che potenzia nel momento in cui viene usato per un certo scopo, ma allo stesso tempo limita per fare altre cose.
Cioè, un martello è ottimo per pestare chiodi, non va bene per raccogliere una cosa da terra. Così come un telefono vecchio, che ha solo la possibilità di comporre numeri, va benissimo per telefonare, probabilmente va meglio anche di alcuni telefoni più recenti, però non vi permette di fare altre cose. Allora, l'idea di tante applicazioni, di tanti hardware mobile che ci sono adesso, è partire da una tabula rasa. Avete uno schermo con niente. E a seconda dell'applicazione che voi create, avete un'interfaccia diversa che vi permette di usare il vostro telefono per fare le cose più differenti. Potete guidare, telecomandare dei modellini, potete accordare uno strumento, potete vedere dei video e così via. Ok, perché tutto questo? Vi ricordate, il titolo originale era Power Browsing, e l'idea è adesso, alla luce di questi cambiamenti, che cosa possiamo fare? Allora, ai tempi dicevo, come navigate ora? Avete il browser, tipicamente Internet Explorer, magari se siete fortunati già Firefox. Devo dire che io tanto guardavo dagli utenti del mio sito, quello che ai tempi era abbastanza visitato, e ancora tante persone usavano Internet Explorer, pur essendo persone che erano comunque di una certa nicchia. Adesso, per fortuna, la situazione è finita, è cambiata tanto, cioè, ho parlato con diverse persone, anche in questi giorni, e mi hanno detto, vabbè, ormai il mio browser è o Chrome o Firefox, Internet Explorer non so neanche più che cos'è, o comunque ho installato un sacco di estensioni, ho la possibilità di eliminare JavaScript, i banner, adblock di default praticamente dappertutto e così via. Quindi in parte alcuni dei consigli che davo 10 anni fa, tipo mettetevi adblock, eliminate JavaScript e così via, non valgono più. Un altro tipo di strumenti che si usano sono direttamente applicazioni mobile. Su queste si può fare qualcosa, ad esempio vedere dove si collegano, cosa scaricano. Probabilmente, se sono fatte bene, non si collegano direttamente a una pagina web per recuperare poi delle informazioni da darvi, ma a qualche API che potrebbe esservi comoda per avere esattamente quello che volete senza usare quell'app. Tipicamente i contenuti che avete sono immagini, video, meno pop-up di quanto ce ne fosse 10 anni fa, tanto HTML è spesso inutile. Allora, adesso non voglio sempre sparare sulla Croce Rossa, ma se noi andiamo a vedere Trenitalia.com, allora, io voglio sapere a che ora parte il treno. Il mio problema è quello. E tra l'altro da qua non ho la possibilità di vederlo perché il mio treno in questo momento non è una freccia, quindi devo anche spostarmi da un'altra parte. Io vivo a Seregno, vado a lavorare magari a Milano. In teoria magari non vorrei cercare a quest'ora, ma alle 8 di mattina per sapere. E poi faccio la mia query. Allora, ho già cliccato per passare dalla pagina principale. O meglio, per attivare il pannello tutti i treni da quello originale che era le frecce aperto di default. Ho dovuto compilare un form. Ho cliccato, sto aspettando, sto ancora aspettando, continuo ad aspettare. Allora, sicuramente la connessione fa la sua parte. Però se io qua faccio Insomma, Trenitalia se la cerca. Trenitalia se la cerca, sì. Non so che abbia finito. Ah, vediamo, vediamo. Sì, ha finito, ok. E ho questa tabella dove posso anche acquistare i miei biglietti e quant'altro. Allora, vediamo se questo funziona ancora. Non so se. Ok, è fatto. Allora, questo è uno scraper che tra l'altro ho creato probabilmente ai tempi del primo Power Browsing. Adesso non mi ricordo se c'è qualche anima pia dei tempi, appunto erano a 7, quindi non è facile che ce ne siano tante. Funziona ancora, si collega, fa una richiesta, diciamo compila il form per conto mio, carica la pagina, parsa la tabella e mi restituisce le informazioni. Ha fatto esattamente le stesse cose che dovevo fare io, un po' più velocemente e lato server, per cui vabbè, effettivamente la differenza è che questa cosa qua è girata dal mio server a Trenitalia e non dal client che c'è qua, magari con la wifi che usate anche da altre persone a Trenitalia. Però potete capire la differenza della cosa. Allora, Vecna oggi parlava anche delle ricerche che aveva fatto a proposito di dove finisci quando ti colleghi a una determinata pagina web, ad esempio di news. Allora, qua dove finiamo quando ci colleghiamo a Trenitalia? Io posso dare un'occhiata alla pagina principale, aprire una console.
andare a vedere network, ricaricare la pagina principale, non so dove mi collego, nel senso, sì, per lo più questi qua in realtà non è un sito di news, non ha grossi banner, eccetera, però queste sono le cose che io scarico e sto ancora scrollando e non ho ancora inserito niente. Se io vado qua e faccio developer tools, network e ricarico la pagina, questo è quello che scarico. È vero che c'è un tool che ha scaricato diverse altre cose per conto mio da un'altra parte, però credo che riusciate a capire proprio la differenza, è un ordine di grandezza di differenza come cosa. Questo l'ho un po' anticipata come cosa, in realtà volevo farvela vedere dopo più in dettaglio, però dopo vi farò vedere il codice di quell'applicazione, forse sarà ancora più stupefacente perché sono credo una ventina di righe. Allora, dicevo, c'è tanto HTML inutile, avete visto quanto, tante connessioni inutili, dei percorsi prefissati da seguire, dovete vedere le frecce prima di poter scegliere regionali, dovete seguire alcune pagine prima di arrivare dove volete. Il paragone che a me piace usare è quello della noce di pepe, che è quella, esatto, quel prosciutto col pepe attorno che c'è negli autogrill. Perché la noce di pepe? Perché voi andate all'autogrill perché vi scappa la pipì. O come nel mio caso, perché scappa vostra moglie o uno dei vostri figli. Entrate e per fortuna appena entrate sulla destra c'è una scala che vi porta al piano di sotto dove ci sono i bagni. Uscite dal bagno, siete pronti a girare, ma c'è un girello che non vi permette di uscire dalla stessa porta da cui siete entrati. Dovete cominciare a fare un lunghissimo percorso che passa tutte le volte davanti alla noce di pepe, che è quello che ogni volta vogliono farvi vedere all'interno dell'autogrill. O qualche equivalente, se non è proprio la noce di pepe, sarà qualcosa di simile. È bello vedere che a distanza di 10 anni ci sono ancora noci di pepe. Secondo me sono le stesse che c'erano 10 anni fa, tra l'altro. E ultima cosa, questa è nuova in realtà, l'idea del social network come World Garden. Allora, voi vedete i post su Facebook, informazioni che vi vengono condivise da amici e tutto, può anche essere bellissimo, ma è tutto lì dentro, non è indicizzato da fuori da nessuna parte, se non siete iscritti a Facebook non ci potete rientrare a vederle quelle cose lì. Sono link che puntano all'esterno, ma dall'esterno voi non potete tornarci dentro. Ci sono altri tipi di siti, di servizi, comunque sociali, che permettono di condividere cose senza bisogno di essere chiusi dentro delle mura. E ad esempio uno di questi con cui recentemente mi trovo abbastanza bene è Reddit, anche perché ha dei subreddit che sono molto interessanti, tra cui quello delle Open Directories che vi farò vedere fra poco. Da lì, se voi fate delle ricerche, ad esempio su un motore di ricerca, potete avere indicizzato delle pagine di Reddit con i loro contenuti. Allora, il concetto principale, la domanda con cui solitamente finivo questa slide era, beh, questo è quello che vi è stato dato, no? Cioè, in un certo senso abbiamo sta roba, usiamola e ci arrangiamo in qualche modo. No, perché un computer non è una televisione. Qua ci sono steganografate delle informazioni, per chi fosse interessato. È un livello del mio vecchio sito. E qua lo vedete anche da come sta la gente davanti. Un computer è una cosa davanti a cui voi dovete stare attivamente. Cioè è una macchina che fa cose per conto vostro. Non è un dispositivo che vi proietta delle robe negli occhi e voi state lì passivamente a vederle. Allora l'idea è proprio questa, cioè usare il computer attivamente per andare a prendere delle robe per conto vostro e poi farvi vedere solo quello che vi interessa. Immaginate andare a prendere i contenuti dalla vostra televisione e non vedere le pubblicità e non vedere Maria De Filippi. Oh, vabbè, lì basta cambiare canale o non sintonizzarsi, però capite la differenza di approccio fra questi due. Come facciamo a tirar fuori solo quello che vogliamo? Questo è ancora un paragone un po' retro. Come orario, come sono messo, giusto per avere un'idea? Fantastico, allora vado avanti ad libitum. Allora, l'idea è questa. Questo è un occhio con miopia. Mette a fuoco non esattamente sulla retina. Cosa facciamo? Beh, qua vediamo un'immagine che è sfocata. Cosa diciamo? Non possiamo farci niente, questo è l'occhio che mi è stato dato. No, creiamo degli occhiali, perché ci studiamo su queste cose,
facciamo in modo che le nostre informazioni vadano a fuoco dove vogliamo noi e vediamo le immagini come si suppone che queste vengano viste. Possiamo far di più, sia che siamo miopi, sia che non lo siamo, possiamo mettere degli occhiali da sole Maranza, cambiare il colore, personalizzare quello che vogliamo e vedere diverso da come questi fiori appaiono in realtà, ma come a noi piacciono di più. E questo è un paragone di 10 anni fa, mi è piaciuto riportarlo perché era leggermente biased. C'è un browser con la miopia e abbiamo delle informazioni che ci interessano che sono messe dentro a un sito che ha un sacco di rumore aggiuntivo. Questi erano i siti 10 anni fa, non è che siano cambiati tantissimo, però erano molto brutti. C'erano pubblicità, banner, c'era tutto e poi la parte di informazione era veramente minuscola. Il browser con la miopia vede queste cose esattamente nello stesso identico modo. Adesso lo potete cambiare con qualsiasi altra cosa. Pensate all'app sul vostro telefonino. Non la cambiate, è quella lì e voi vedete le cose così come vi vengono date, con la strisciolina in fondo con la pubblicità, la X che se avete il ditone grosso cliccate sulla pubblicità. E con alcuni browser un po' più furbi potete far risaltare un po' di più le informazioni che vi interessano, potete togliere un po' di banner, potete cambiare un po' dell'output. E se invece voi prendete un sistema che create voi da zero, Maranza anche questo, che vi cambia il colore, e l'idea del cambiare qualcosa in mezzo in realtà è anche tecnologicamente efficace, cioè questo può essere un proxy che a metà strada vi cambia delle cose prima che il vostro browser le visualizzi, quindi voi non dovete neanche andare a modificare un browser o a crearvi un vostro sistema, voi potete prendere delle pagine che vi arrivano, cambiarle al volo e visualizzarle diversamente. Avevo degli utenti del mio sito a cui faceva schifo il colore del mio sito e lo facevano di un altro colore usando un proxy, perché gli piaceva, e altri che invece usavano un sistema che avevo fatto io per estrarre tutti i thread dai forum che avevo sul mio sito e vederli dalla posta elettronica con un sistema molto simile a quello dei proxy, che poi vi farò vedere, ma molto velocemente perché sennò vi ammazzo stasera. Come vedete non sono abituato ai pulsanti, quindi ogni tanto torno lì lo stesso, ma fa lo stesso. Allora, che cosa bisogna sapere per fare queste cose? Perché uno può dire, beh, è facile per te dire queste cose, che 10 anni che le fai. In realtà non è che ci sia moltissimo da sapere, cioè due basi di HTTP, due basi di HTML e poi una vagonata di nuove cose che sono saltate fuori negli ultimi 10 anni. No, JavaScript c'era già prima in realtà, si è parlato tanto di REST, JSON, Java, per Android soprattutto, cioè a seconda di quello che voi desiderate fare, magari potete focalizzarvi un po' di più su una tecnologia o un'altra. Per un progetto che vi farò vedere dopo ho tirato in ballo REST, ho tirato in ballo JSON, non ho ancora tirato in ballo Android, ma se qualcuno ha voglia di farlo lo facciamo stanotte, e ho tirato in ballo JavaScript, stavo citando questi proprio per quello. E che cosa bisogna sapere di HTTP? Beh, voi fate una richiesta a un sito web, tipicamente fate una GET o una POST, tenete presente che con alcuni linguaggi e alcuni sistemi è molto importante che riusciate a distinguerle bene. Ho avuto dei problemi con Android recentemente, per cui quello che io scrivevo in Java non su Android veniva interpretato di default come una GET e quello che scrivevo su Android veniva interpretato di default come una POST, stesso identico codice. Ho dovuto modificarlo apposta, cioè patchare in realtà una libreria che già esisteva per farlo funzionare nello stesso modo in tutti e due i casi. Alcuni siti vogliono che voi arriviate da una determinata pagina, controllano che voi non abbiate fatto un bot per scaricare la roba apposta, perché comunque c'è anche dell'interesse nell'essere loro quelli che vi forniscono queste informazioni, andando a vedere il vostro referrer. Quindi vi torna utile poter inventare il vostro referrer o forgiarlo come voi lo desiderate. Altri controllano chi siete a livello di software, lo user agent, cioè siete un browser, siete il bot di Google, siete un iPhone. Erano noti alcuni user agent per avere privilegi diversi all'interno di alcuni siti, ad esempio se fingevate, questo era anni fa, adesso non so se funziona ancora, se fingevate di essere Google con alcuni siti di news potevate entrare a vedere determinate news che altrimenti sarebbero state a pagamento. Stessa cosa se fingevate di essere un iPhone, riuscivate a vedere alcuni siti che erano dati... Esatto, bene. Quindi sapete già queste cose. Alcuni vi controllano i cookie, quindi dovete sapere cosa sono i cookie, come gestirveli nel vostro linguaggio preferito.
E sapere come funziona un proxy HTTP può tornare utile, ma non indispensabile. Per quanto riguarda l'HTML, aprite un po' di pagine web, imparate come è fatto un form, come compilare un form automaticamente, e codice generato dinamicamente è molto vago, può essere PHP, può essere Python, Perl, qualsiasi cosa, ma almeno il fatto che voi sappiate che possono esserci delle basi di dati sotto, c'è del codice, genera delle pagine, le genererà sempre nello stesso modo, cosa rimane uguale, cosa cambia? Vi torna utile perché vi dà dei pattern mentali che poi potete riutilizzare anche da un sito all'altro, cioè i forum fatti a PHPBB funzionano tutti più o meno nello stesso modo. Potete creare dei bot che se li parsano e vi tirano fuori i dati. Si tirano giù un paginone di un subforum, fanno un next sulle paginone che stanno sotto e hanno una certa struttura per il singolo messaggio. Se cambia la tecnologia, cambia anche il tipo magari di pattern che volete seguire. Al grido di seguiamo i pattern, avevo scritto un articolo tempo fa su un crawler per motori di ricerca. Avevo questo problema di dover, è un po' fuffa, è lavoro, valutare la reputazione di una destinazione turistica sui motori di ricerca. E quindi bisogna prendere come stringa il nome di una città, fare la ricerca su diversi motori, vedere quando compariva la municipalità della città piuttosto che quanti hit c'erano relativi alla città e così via. Quindi parsare i risultati di diversi motori di ricerca. Cosa facciamo? Usiamo le API? Troppo facile. Soprattutto le API erano tutte diverse da un sistema all'altro e così via. L'idea era qual è il pattern che ricorre? C'è un form, è da compilare, arrivano delle pagine, c'è sempre un next o una tipologia di next e poi i risultati seguono un certo formato. E l'idea alla fine l'avevo implementata in questo modo, vediamo se riesco a recuperare il post velocemente. No. Category. Ok. Questo è un articolo su Gopher, in caso vi interessi. The importance of detecting patterns. E l'idea era quella, con una configurazione di questo tipo, dove dico ci sono diversi motori di ricerca, c'è Google, c'è Bing, c'è Yahoo. Questi sono i campi che devono essere riempiti nel form e sono parametri che io passo a una funzione. Questo è l'ID che io assegno a questo motore di ricerca. Questo è ciò che io devo cliccare per andare alla pagina successiva. Gli URL sono identificati da queste regular expression che cambiano naturalmente da un sito all'altro. Dico per ogni sito quanto dormire fra una pagina e l'altra perché alcuni mi avevano bannato. E qual era l'URL di partenza per collegarsi al sito. Allora, solo con questa configurazione e un singolo codice sorgente avevo la possibilità di parsare in modo molto omogeneo i risultati che arrivavano da diversi motori di ricerca. Tecniche. Allora, se prima era cosa sapere, qua è cosa imparare. Allora, questo l'ho riportato più per ragioni storiche che altro, poi ci sono delle tecniche un po' più serie. Uso di browser alternativi, ai tempi suggerivo, provate Opera, provate Firefox, prodigio della tecnica. Adesso direi, provate magari un Tor browser, visto che il problema non è solo estrarre le informazioni che volete, ma ci sono tutta una serie di condizioni al contorno che magari vi interessa riuscire a soddisfare. Licere Teleporter, tutto quello che vi permette di scaricare integralmente un sito o una marea di link. Adesso avete delle estensioni del browser che ve lo fanno direttamente in modo molto semplice. Oppure usate i cari vecchi WGET, Lynx, Curl. Teleport Pro era un vecchio programma per Windows che, come dicevo, riporto per ragioni più storiche che altro. Software proxy-like, anche questi sono vecchissimi tool. L'idea è che in realtà adesso tanto si può trovare a livello di codice pronto per farsi dei proxy HTTP e poi scegliete voi come modificare le vostre cose. Spider e Scraper lo affronteremo dopo perché l'idea è proprio quella di farvi vedere come fare queste cose. Delle tecniche avanzate, ci sono alcune cose che proponevo che ho un po' aggiornato, altre che non esistevano, altre che non ha molto più senso investigare, tipo combattere contro Flash, visto che Flash è morto senza bisogno che ci combattessimo contro, non c'è proprio gran bisogno. Allora, impara a cercare. Quanti di voi... conoscono il cosiddetto index of trick, o il trucco di cercare index of nei motori di ricerca? Cioè, nessuno, non mi state cagando, ok? Allora,
L'idea è, ci sono una serie di stringhe, le avete già viste in presentazioni precedenti a questo ESC, che voi passate ai motori di ricerca, vi danno un sacco di informazioni carine e interessanti per fare di tutto. Se il vostro interesse è quello di scaricare dei dati, usare questo trucco dell'index off è molto bello, funziona praticamente sempre e si basa sul fatto che ci sono tante directory che sono aperte in lettura su vari tipi di web server e praticamente quasi tutte hanno un pattern molto comune, cioè apriamone una. Qua ho dei file a muzzo, avete index off che compare in tutte, last modified, parent directory e così via. Allora, cosa succede se io voglio cercare... Ah, questo era perché stavo cercando l'articolo di Scientific American di Tim Berners-Lee. E tra l'altro il primo è esattamente quello che mi interessava. È un Open Directory e in realtà questa non è il PDF che volevo, ma una versione HTML di quell'articolo. Se andate invece su Scientific America, vi chiedono di pagarlo. Potete togliere Scientific America, mettere Tolkien. Questo è un esempio che piaceva a Fravia. E avere un po' di ebook per Tolkien. Allora, voi sapete che non dovete fare questa cosa perché è legale, ma in alcuni stati potete farlo, quindi... Io lavoro in Svizzera, dove si possono scaricare queste cose a patto di non condividerle con nessuno. E a patto di non condividere come le avete scaricate. Eccone qua un altro. Scelgo canzoni ormai quasi senza copyright, data la mia veneranda età. E adesso, teoricamente, questa dovrebbe essere playabile. È anche un link che avevo visitato in passato. Dovete sapere la soddisfazione di avere un paio di Google Glass e fare index of parent directory Nirvana MP3 e vedere che riuscite a sentire Nirvana dai Google Glass direttamente. L'ho fatto. La parte pallosa era cliccare sull'MP3 giusta da sti cazzo di Google Glass, perché si vede tutto un po' piccolino, lo puoi zoomare e poi pane e tutto, ma è... Non spendete dei soldi per dei Google Glass, ragazzi. Se ve li dovete prendere, cioè se ve li pagano per lavoro va bene, ma per ora aspettate. Un altro carino che ho usato molto recentemente, vediamo se lo becco. MKV. Allora, questi ultimamente sono un po'... Io ne provo un po' per volta, così almeno... Ok, qua c'è un po' di tutto in realtà, vedete, c'è Adobe Photoshop, Illustrator, un po' di serie TV, dei film, Breaking Bad, Castle. Allora, tenete questo come pulce nell'orecchio, cioè, a patto di saper cercare queste cose, c'è un bordello di roba, soprattutto film e serie TV recentemente. Quel Wi-Fi, scritto YiFi, è diventato molto popolare quando si è parlato di Popcorn Time, perché si appoggiava al sito Wi-Fi che aveva torrent e la possibilità di scaricare film. Per cui apparentemente un sacco di gente si è scaricata i film esattamente di quel mese lì. Cioè io quando ho letto l'articolo ho detto andiamo a cercare Popcorn Time prima che lo ranzino via per sempre. L'ho preso, ho visto che film c'erano e sono gli stessi che trovate su tutte le Open Directory adesso in cui cercate Wi-Fi. C'è di più. So che vi sembra incredibile, ma c'è di più. C'è gente... Vi dicevo che Reddit ultimamente mi piace un sacco. C'è gente che se trova un Open Directory interessante la posta su Reddit. Io sono iscritto a questo subreddit, che è una figata, perché i link a queste Open Directory non li dovete neanche più cercare su Google. Voi andate qua direttamente e ve li descrivono anche, no? Movies and TV show on a fast connection, quindi avete anche feedback su quanto è facile scaricarli. Weird Dell Crap, che non so cosa sia. Fake codec download, non è detto che tutti siano interessanti, ebooks by the ton, c'è un po' di tutto, insomma, musica, cose not safe for work e così via. È molto vago, cose not safe for work. Le Open Directory
Le open, sì, le open directory sono spesso su siti personali accademici, spesso su server virtuali che adesso proliferando diventano anche muletti per scaricare torrent e così via. Tenetevi questa cosa così, in un angolino del vostro cervello, perché dopo ci torneremo. Ok, il commento a distanza di 10 anni funziona ancora, se non addirittura meglio. Freebase, altro tipo di ricerca, in realtà non molto diversa da quella che avevo fatto vedere in SparkQL. Stavolta non mi spendo troppo perché non vorrei occupare troppo tempo su questa cosa. Sappiate che Freebase è un database collaborativo, diciamo tipo Wikipedia, ma database, non con gli articoli. Se voi pensate a quello che vi dicevo sul granularità maggiore che vogliamo rispetto alle pagine HTML, se Wikipedia è il vecchio HTML, Freebase è la conoscenza o quello che voi esprimete attraverso dati strutturati, e ha informazioni un po' su tutto e fa riconciliazione automatica o aiutata dagli utenti. Riconciliazione significa che se io ho una fonte di dati che mi parla di Arnold Schwarzenegger come governatore e un'altra che mi parla sempre di lui come attore, c'è qualcuno o un algoritmo o una persona, è bello perché ci sono anche le persone che lo fanno, che fa questa riconciliazione. Quindi se voi andate sulla pagina di Arnold Schwarzenegger in Freebase, anche qua potrebbe volerci un po', quindi ne approfitto per caricare anche quest'altra, come hanno detto, Arnold Schwarzenegger, ok, vedete tutto quello che si può sapere di lui. E sono tutti dati strutturati, cioè sono dati che voi potete esportare nel RDF, farci query dentro, mescolare con tutti gli altri dati che voi avete all'interno di questo sistema. Adesso qua non avevo cliccato esattamente sulla pagina di Arnold, sennò vedreste molte più informazioni. C'è una descrizione testuale di Wikipedia e tutti questi dati. Voi potreste dire, ad esempio, datemi tutti i film in cui Arnold Schwarzenegger ha recitato, cosa che vi dà in realtà anche IMDb, o datemi tutte le persone con cui lui ha interagito all'interno di qualche film, che è un po' più complicato. Esiste un linguaggio di query anche per questo che si chiama MQL, MetaWeb Query Language, ai tempi in cui Freebase era fatto da MetaWeb, adesso è stato acquistato da Google. E qua c'è una cosa che ad esempio con IMDb non potete fare, dammi tutti i film che hanno Claudio Bisio e Diego Abatantuono assieme. E qua, se potessi scrollarla sarebbe molto meglio, ma facciamo così. Prendo questo, lo copio e lo butto qua dentro. E vedete che c'è Nirvana e Mediterraneo, ad esempio. Se ne conoscete altri, potete modificare Freebase stesso, perché come Wikipedia lo potete modificare anche voi, e sistemare eventuali errori. Altro esempio di ricerca: la ricerca di per sé non è un'azione, cioè scrivo la stringa e faccio mi sento fortunato, ma è un'attività, cioè a seconda di quello che cercate spesso volete andare in siti diversi o avete dei processi diversi da seguire. E questo è un vecchio progetto che si chiama Speaking About, dove è impersonale, ma ero io, un tentativo di girare determinate risposte a seconda di che tipo di entità si sta parlando. Questo è il link. Ad esempio, qua ci sono dei template. Nella versione finale il template veniva compilato automaticamente andando a cercare su Freebase quali erano i tipi a cui veniva associata una determinata stringa. Qua è manuale, però potete vedere che il risultato è lo stesso. Harry Potter può essere una di queste cose. Diciamo che ci interessa Harry Potter il libro, non il film. Allora, anziché avere assieme tutto quello che mi darebbe Google, che è Wikipedia, i film, IMDb e così via, del libro in realtà probabilmente si vede un po' più avanti, io qua ho dei risultati che mi vengono compilati automaticamente e sono basati su un template che è generato all'interno di un wiki. Quindi ad esempio potete dire, fammi il template per le cose che sono libro,
Le cose che sono libro sono, e questo è il template, hanno degli URL di ricerca, che so, quello per Google Books, quello per Wikipedia, quello per Book Crossing e così via, che vengono completati dalla stringa che io gli passo. Questo in realtà è molto semplice, semplicemente io dico, ho tutta una serie di siti che so che mi fanno delle ricerche di tipo libresco data una determinata stringa. Andiamo a vedere qual è l'URL che uso per fare queste ricerche. E cosa manca? Il capire che cos'è quella cosa che voi state cercando, ma lo potete fare con Freebase, perché se voi cercate Arnold Schwarzenegger o anche Harry Potter, vi viene detto è un fictional character, è un film, è un libro e così via. Mixate queste due cose e avete una serie di link, adesso probabilmente la maggior parte di questi non funzioneranno neanche più, che però vi mandano a ricerche specifiche. Speriamo che alcuni di questi vadano, in realtà vediamo. Wikipedia, Google, Book Crossing, Anubi. Vediamo quanti di questi sono ancora funzionanti. Vabbè, dai, questo non è male. Cercando Harry Potter Book su Google già ho solo i books. Questo è un book search su Book Crossing con cose che contengono Harry Potter e che vengono condivise. Anubi con recensioni di Harry Potter e così via. Questa era un'idea, naturalmente non è detto che sia il processo ideale. Quello che vorrebbe fare un motore di ricerca è una cosa automatica di questo tipo. Alla fine, quello che possiamo fare noi manualmente è crearci un bot, un programma che scarichi delle informazioni per noi. Idealmente deve visitare un sito seguendo nei link, estrarre delle informazioni utili, elaborarne in qualche modo. La vera domanda è dove sta l'intelligenza di questi sistemi, cioè cosa significa elaborare per darci qualcosa che può essere più o meno utile. A volte è semplicemente estrarre in realtà. L'idea è che io ho una o più fonti, voglio avere una cosa aggregata e è questo componente qua aggiuntivo che mi dà il flavor a quello che io ho aggregato, no? Cioè il fatto che io abbia fatto l'orario dei treni che mi viene fuori in formato testo liscio è perché sono io nerd che ci ho messo dentro il formato testo liscio. Cioè la macchina è un luogo dove io faccio delle cose, non è una cosa che agisce indipendentemente da me. Quindi noi decidiamo, buttiamo dentro la nostra intelligenza, nel senso il nostro ragionamento, per ottenere quello che esattamente ci piace. E direi che in parte chiaramente è legato anche all'estrazione tutto, ma quello che, quando io dico estrarre ciò che vi interessa, significa quello che vi interessa, come vi interessa, lo dovete codificare qua dentro all'interno del vostro strumento. All'atto pratico, cosa usare è abbastanza indifferente. Io ho iniziato 10 anni fa con Perl, mi ero trovato bene, sono andato avanti anche un sacco di anni. Ultimamente sto usando Python, se non altro perché usandolo su cose molto simili per lavoro ho fatto dei progetti di Power Browsing su Python. Adesso ve ne faccio vedere uno su Python. Entrambi hanno librerie che passano dalla più semplice, cioè scarica un semplice URL e dammi il contenuto in una variabile che poi posso parsare, a gestiscimi referrer, user agent e cookies, a compilami form e segui link la cui stringa è next, ad esempio, cioè anche a livelli di astrazione elevatissimi. Supportano entrambi regular expression, hanno entrambi un sacco di package che potete utilizzare, quindi scegliete voi quello che vi torna più utile. Nella maggior parte dei casi ci sono vari approcci per estrarre informazioni. Io tendo sempre ad affidarmi alle care vecchie regular expression, cioè mi studio com'è il formato della pagina, vedo cosa rimane sempre uguale o cosa è rilevante per me e mi creo delle di solito molto semplici regular expression con alcune condizioni iniziali che mi segnano dove inizia la parte di testo che mi interessa, qualcosa per catturare quello che c'è nel testo che voglio prendere e delle condizioni finali per marcare la fine di questo testo. Questo è molto generale, chiaramente potete cercare dettagli a manetta su internet, c'è un sacco di roba. Vi faccio vedere un po' di esempi piuttosto che darvi tutta la sintassi delle regular expression. Ad esempio, cosa succede se la pagina cambia? La regular expression non funziona più. Dipende dove cambia, se cambia esattamente in quel punto lì siete fregati. Alcuni dicono no, lavora su DOM, su tutto l'albero degli elementi dell'HTML, e se cambia la pagina può cambiare anche quello in realtà, quindi non necessariamente DOM è più stabile rispetto all'altro, all'approccio delle regexp.
cosa ci possiamo fare? Qua ci sono alcuni esempi. Allora, il primo era questo crawler di forum che mi estrae le informazioni e volendomele rende accessibili via mail, simulando un server POP3 da cui posso scaricarle. Era un po' contorta come cosa. L'idea è che, ad esempio, di una pagina di un forum, quello che interessa a me è la data, il mittente, il subject e il contenuto e nient'altro. E con questo programma avevo estratto i contenuti, qua c'erano un po' di statistiche, i dati scaricati da un forum erano 92 mega, quelli estratti erano 7 mega e qualcosa, una volta compressi stavano su un floppy disk, perché ai tempi c'erano i floppy disk, e mi bullavo di dire ho tutto il forum su un floppy disk. Adesso uno può dire ho tutto il forum su un pendrive, che tanto 92 mega stanno su qualsiasi pendrive voi possiate mai avere. Altri esempi, c'era questo sito che si chiamava Daily Sudoku, pubblicava dei sudoku ogni giorno in formato PDF. Chi dice che bisogna parsare solo l'HTML? Il PDF aveva una parte testuale molto facilmente parsabile, c'era qualcosa che mi dava le coordinate e una parte che mi dava i numerini da infilare dentro, e quindi parsando questo e dato un sudoku potevo generarlo all'interno di, questo è un emulatore Symbian perché Android ai tempi non si usava, e questa era la foto sul mio telefono, cioè c'era l'applicazione su telefono che mi permetteva di giocare i sudoku, ne aveva 4 o 5 e io invece li scaricavo direttamente da internet, da questo sito Daily Sudoku, ogni giorno ne avevo uno nuovo a cui giocare, con tutti i vantaggi del suggeriscimi il numero da infilare qua dentro, dammi tieni nota di quelli che io potrei mettere oppure no e così via. L'altro vantaggio di questo era che ho compilato, e lo troverete nella mia cartella, nella mia OpenDIR, che era questa, un file che si chiama sudoki.pdf, semplicemente prendendo queste informazioni che diventano non più immagini scaricate dal sito, singoli PDF scaricati dal sito, ma sono i contenuti dei vari sudoku, io potevo prendere queste informazioni, creare un documento LaTeX con un package sudoku che esisteva e generare un PDF pieno di sudoku da giocarmi sotto l'ombrellone alla successiva estate. È un ottimo regalo di Natale per chi apprezza i sudoku. L'altro esempio che avete visto è quello dei treni. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere il codice, quindi velocemente chiudiamo qua treni PL. Allora, l'idea è, la maggior parte del codice in realtà è solo per prendere data e ora, perché io la ricerca la voglio fare per quel momento preciso. Importo un po' di roba, mi prendo da A, che sono i miei unici due parametri, da che stazione a che stazione. In realtà non faccio l'autocompletion che fa Trenitalia, quindi se non sapete esattamente come si chiama la vostra stazione potrebbe non funzionare. Andate a cercarvela su Trenitalia, poi funzionerà. Recupero data e ora, faccio in modo da infilare tutto in hour, minutes, year, day e così via. Dopodiché questo è l'URL a cui mi voglio collegare. Il mio risultato è fatto così. Mi collego a questo sito, che tra l'altro ha come parametri la stazione di partenza, la stazione di arrivo, l'ora e la data, e con questa regular expression, che devo dire un po' lunghina, però esiste anche un parser di tabelle che è molto più pratico, con questa regular expression io estraevo i contenuti della tabella che avete visto sul sito Trenitalia e poi li printo semplicemente. Quindi diciamo il vero cuore di questo scraper è queste quattro righe di codice, la regexp e il print. Questo l'avete già visto. Ok, ultima cosa, non so quanto tempo ho, continuo a non saperlo, ma vado un pochino più veloce così per simpatia. È Moviesk. Scegliete voi come pronunciarlo. Vi avevo detto, è un tributo a ESC dopo 10 anni di onorata carriera, ed è anche una prova pratica di tutto quello che vi ho detto finora. Per caso, nel senso che io l'ho fatto perché mi interessava, poi ho messo assieme le cose, ho detto c'è un po' di Web 2, un po' di Web 3, dati strutturati e così via. Quindi provo a dirvi i vari passi e
a che parte di prima si riferiva, giusto per farvi capire che non ho detto cazzate fino. Allora, premessa. Abbiamo visto che facendo index off troviamo OpenDIR, ci sono un sacco di film, su Reddit ne becchiamo ancora di più senza neanche fare le ricerche. E questi film tra l'altro ve li vedete in streaming, cioè non solo vi scaricate, ma se voi fate copia dell'URL e lo passate e dite Open Network a VLC, voi vi vedete in streaming direttamente sto film. Oppure cominciate a scaricarvelo con VGET, così ve lo cacheate un po' in anticipo e poi lo vedete. Come gestire però tutti questi film? Io mi sono trovato con questo problema, arrivo a casa e dico, ah, abbiamo un botto di film, 3000 link, ok, ce l'hai Pulp Fiction, vai, riapri le pagine, CTRL F, Pulp e così via. E poi soprattutto, ma se io vedo scritto Pulp Fiction, quello lì è Pulp Fiction? Cioè quei siti, con le OpenDIR teoricamente ancora nessuno tarocca, però tutti sapete che se cercate la spada nella roccia su BitTorrent potete trovare la spada nella doccia. E allora, come fate a trovare il film che si sta cercando? Allora, ci manca una cosina, la possibilità di vedere un URL senza scaricarlo tutto e senza guardare il film e dire che film è. Una cazzata, praticamente. Per fortuna, per lavoro, io sono finito, faccio un bellissimo lavoro perché vi spiego dove sono finito, su Open Subtitles. Vedi, cazzo di lavoro fai. La cosa carina di Open Subtitles è che, e questo l'ho imparato tra l'altro veramente per lavoro, dato un file, Open Subtitles ha un algoritmo, di cui vi dà il codice, che vi calcola un hash di questo file. Dato l'hash di questo file e la sua dimensione, voi passate hash dimensione, prendiamo questo a caso, e lui vi dice quali sono i sottotitoli. Niente di stratosferico, vi faccio vedere come sono fatti hash dimensione. Questo è la dimensione e quello dopo, questo qua, è l'hash. Allora, la cosa che mi aveva stupito più di tutte era quanto velocemente veniva calcolato questo hash. Perché avevo RIP da 4 giga, mi piace vedere i film in buona qualità, e questo qua li calcolava comunque nello stesso tempo dei RIP da 600 mega. Ho deciso di dare un'occhiata all'algoritmo e non è niente di trascendentale. Lui prende la dimensione del file, prende i primi 64k del file, gli ultimi 64k e a chunk, se ben ricordo, di 4 byte o poco più. Allora, qua è ok. Lui si legge i primi 64k, si legge gli ultimi 64k e li utilizza per crearsi questo hash. I dettagli ve li posso anche risparmiare volendo. Però qual è il problema? È che lavora su dei file che avete già scaricato. Quello che io voglio è indicizzarli, voglio farmi un motore di ricerca di film scaricabili da OpenDIR. È semplice, prima slide di come fare Power Browsing, basta sapere un po' di HTTP e sapere che non siete obbligati a scaricare un file dall'inizio alla fine, potete fare seek in qualsiasi punto del file, ne è prova il fatto che potete fare recovery dei download ad esempio, e prendere solo i byte che vi interessano. Allora, file size, il calcolo della dimensione del file, lo cambio con l'header che si chiama size, è l'header che corrisponde alle dimensioni, content size si chiama, content length, scusate, non lo leggo perché è rosso qua. Ok, parte successiva, carico gli header, prendo i primi 64k, che è quello che succede qua, e poi eseguo lo stesso codice. Parte successiva, prendo gli ultimi 64k via HTTP, e poi eseguo lo stesso codice. MovieHash, che è l'algoritmo di Open Subtitles, è automaticamente esteso a HTTP. Non so se ho ancora il file qui, però fidatevi. Voi eseguite questo algoritmo su un URL e lui vi dice che film è. Allora, come usare questa cosa? Una volta che ce l'avete, il resto è tutto, diciamo, Power Browsing. Prima parte, usiamo uno strumento per fare leeching, teleporting, VGET. Allora, VGET, senza validare il certificato del server,
Oh, scusate, potrei essere scomunicato, perché non, al momento non ci interessa. Non scaricare nulla, voglio solo collezionare URL di determinati video, tipo MKV, AVI, poi li filtrerò per estensione. Tratta gli input file come HTML, cioè parsali, se sono URL relativi, trasformali in assoluti e così via. Vai ricorsivo, infinitamente. Non salire la directory superiore, questo per evitare di sbragare, cioè una volta che ho un open dir vado io a vedere se c'è qualcosa di interessante sopra. Se trovate un open dir che si chiama movies, fate parent directory, ne trovate un'altra che si chiama TV series la maggior parte delle volte. Non creare le directory, per cui prendi semplicemente questi URL, e poi URL, l'ultimo, è il parametro che viene passato da cui partire. Quindi andate su Reddit, vi prendete l'URL che vi dà con un sacco di torrent, di film a buona qualità, veloce, e glielo passate direttamente. E lui si colleziona tutti gli URL di film che trova, tutti gli URL che trova. All'interno di un codice Python che chiama questo, io faccio un parsing e estraggo solo le estensioni che mi interessano, ad esempio. Dopodiché, dato l'URL, voglio identificare il film. Allora, Open Subtitles non è che mi identifica il film, mi manda una pagina, come quella che vi facevo vedere qua, con i link ai vari sottotitoli. Però avete anche il rating di IMDb, ad esempio, e quindi da qualche parte ci starà un link a IMDb. Andiamo a vedere il sorgente della pagina. Cerchiamo un bel imdb.com e vedete che un po' dappertutto si ripete questo http://www.imdb.com title tt ta 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 ta. Se voi prendete questo vedrete che è esattamente il film di cui parliamo noi, cioè a noi interessa andare a recuperare quello che c'è dopo tt. Questo è l'IMDb ID 1860353 ed è esattamente quello corrispondente al film Turbo. È iniziato un po' in sordina questo talk, ma sta arrivando la parte bella. E come estrarre questa cosa? Beh, la regexp è semplicissima, imdb.com title tt e poi questo backslash d che significa una cifra, più occorrenze di questa cifra, e prendi tutto quello che riesci a beccare fino allo slash. Come estrarlo? In Python ho fatto una cosa molto brutta, senza grossi controlli di errore e quant'altro. Forse, qua c'è la try e poi sotto becco l'exception. La mia risposta è il risultato di questa chiamata di urlopen, che è un metodo di urlib2, a cui passo l'URL, gli passo anche la regexp, che è questa qui, lui legge il content e poi esegue la regexp su questo content e mi restituisce il risultato di questa regular expression. Dato un IMDb ID, voglio recuperare i metadati, cioè il rating, il titolo, l'anno, un po' di cose così per rendere più carina la nostra applicazione. Esistono applicazioni pronte, librerie pronte, IMDb PY è molto utile e da quella prendo al momento solo titolo, anno, rating, trama breve e poster, il minimo indispensabile. Mi sono dimenticato, prendo anche il genere o i generi, perché mi era venuto in mente di fare un'interfaccina un po' tipo quella di Popcorn Time, bellina, grafica, con le locandine e quant'altro. Infatti poi, oltre al poster che prendo da IMDb, ne prendo uno alternativo, perché non sempre in IMDb si trova, da movieposterdb.com. Backend. Per ora ho estratto dati, li devo anche salvare da qualche parte, li devo restituire a chi me li chiede e così via. Per cui ho fatto un salvataggio su Redis. Occupa veramente poco il RAM, il database che ho adesso, ho tipo 1500 film scaricati in una notte praticamente, che sono abbastanza tra l'altro per un bel po' di serate, e mi occupa, credo sia dell'ordine dei 2-3 mega di RAM, quindi sta veramente ovunque. Come endpoint per fare query sui dati ho fatto un endpoint REST con Flask e anche lì il codice è veramente banale, nel senso che posso andare a recuperarlo qua. CD Moviesc Flask set background, si legge un po' meglio. Allora, l'idea ad esempio è che se io passo un, ecco, così non si vede più un cacchio, se io passo un API 1.0 URLS e l'IMDb ID, questo IMDb ID viene preso e vengono presi tutti gli URL che corrispondono a questo IMDb ID
e mi vengono restituiti come un JSON. Quindi io posso chiamare la mia API, dovrei anche avere, non mi ricordo l'URL, ma dopo ve lo recupero se vi interessa, chiamo la mia API, gli passo l'IMDB ID che ho recuperato e ho tutti gli URL che corrispondono a quelli IMDB ID. Posso avere gli URL dei poster, posso avere gli IMDB ID dai generi, quindi dammi tutti i film horror, prendo la lista degli IMDB ID e poi prendo tutti i dettagli con quell'altra chiamata, tutti i dati, oppure posso fare un dump totale, che è questa parte qua un po' più estesa. Il dump totale è utile perché secondo me, almeno per come l'ho immaginata io, cos'è un pterodattilo? Per come l'ho immaginata io, sarebbe carino che ognuno si trovasse i propri film in giro, si facesse il suo database, ma poi questo database si potesse anche condividere in qualche modo. Potrebbe essere un'idea simpatica. Ho aggiunto un dump, oltre all'output finale che poi vedrete, giusto per vedere come venivano i risultati, via HTML e CSS, genero una semplice pagina e poi faccio così. Ci sono anche serie TV. Una notte di crawling. Pensate due. In realtà dopo un po' si arriva a saturazione, nel senso che l'OpenDIR, cioè dopo che prendete un po' di roba, ma fa impressione vedere che c'è roba anche magari non così comune, insomma. C'è roba molto trendy, ma c'è anche roba un po' meno trendy alla fine. Dopodiché, ad esempio, avete l'URL, copia link, VLC, va bene, l'ho crashato prima, file open network, e adesso la rete andrà un po' lentamente, ma se non riesco a farvelo vedere in streaming, almeno voglio far vedere che l'URL esiste e lo si può scaricare. Lasciamolo andare, vediamo se riesce a cacheare un po'. Le slide, eccole qua. Allora, fine, estensione di Chrome. Si parlava prima di personalizzare il vostro browser, per fortuna con Chrome non ho fatto tanta fatica, neanche un Grismonkey. 6 righe di JavaScript, le metti in una directory, ci metti un manifest e dici ho fatto un'estensione, caricamela. E estensione di Chrome, che cosa fa? Intanto di là è partito, va bene. Ha caricato l'inizio del film, vi farò vedere dopo che si può scaricare. Come funziona adesso? Bene, siete su IMDb, avete Turbo, questo non so se voi ce l'avete, io sì. Ci cliccate su, si contatta il server REST e avete l'elenco degli URL da cui lo potete scaricare. L'idea è... Immagino che l'estensione non sia pubblicata tra le estensioni scaricabili. No, è vero. L'estensione non è ancora fra quelle pubblicate ufficialmente. Mi vengono proposti URL alternativi. E non so, fate... Adesso vediamo se esiste ancora, perché vabbè, li ho tirati giù settimana scorsa, per cui queste sono cose che possono... Sì. Pronto là. Vediamo se c'è ancora questo. Ok, mi sta scaricando il primo film dell'elenco della IMDb Top 250. Devo essere onesto, ho controllato se ce le avevo e quelle che mancavano sono andato a cercarmi individualmente, sempre con Index of, Parent Director, aggiungevo parte del titolo, trovavo il link e lo aggiungevo al sistema. Ok, beh, questo lo posso interrompere a meno che non vogliate vederlo dopo. Vi avevo detto che si finiva alla grande. Ok, allora, MovieSk è appena nato, cioè l'ho finito settimana scorsa veramente. L'ho uploadato oggi pomeriggio su Git e il link è... non me lo ricordo, quindi lo devo cliccare. Ah, facile. github.com, Aittalam, che è malattia al contrario, e MovieSk. E trovate un po' di tutto, nel senso trovate gli script, save URLs, che è quello che chiama wget per salvare gli URL,
Process Source, che è quello per salvare le robe nel database, un esempio dell'HTML come quello che vi ho mostrato con tutti i film già scaricabili. Identify Movie è la libreria che viene usata per identificarli. Flask è l'endpoint REST se volete farvi il vostro server. Build HTML è quello che da REST vi fa la query per generarvi l'HTML statico. README ancora non c'è della gran documentazione, ma se siete interessati, e spero che lo siate, ci possiamo lavorare assieme. E Chrome invece è la directory che vi importate direttamente come estensione di Chrome e vi funzionerà direttamente IMDB come funziona a me. E ho ancora una slide, ma poi ho finito, prometto. Ok, conclusioni. Si parlava del web, direi che si può parlare un po' più generalmente di internet come evoluzione nel tempo, e quello che troviamo non lo troviamo solo su web, anche se tanti esempi vi ho fatto vedere via HTTP. Non so se è davvero più complicato fare power browsing, nel senso che con la pletora di informazioni che sono disponibili adesso, di librerie, di codice sorgente, di possibilità di condividere cose, forse possiamo fare addirittura di più, e forse è il caso di farlo anche in altre direzioni, magari non solo quella di scaricare quello che ci interessa. E sul cosa è necessario conoscere invece sono saltate fuori talmente tante nuove tecnologie che magari uno può rimanere un po' spiazzato, però avete visto con poche regular expression, un po' di HTTP e del Python cosa si riesce a fare, e vi assicuro che il codice sono una manciata di righe e lo potete modificare e personalizzare in 3000 modi diversi. E niente, è tutto veramente questa volta, grazie.